a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giocherini in questo nuovissimo episodio su God of War. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete al prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori su questa serie che si preannuncia già come una gran bella serie. Abbiamo a che fare con sicuramente un gran bel gioco. Sono stata contentissima di incominciarlo e la volta scorsa ragazzi abbiamo assistito secondo me a uno scontro veramente epocale fra Kratos e uno sconosciuto. Per ora non sappiamo minimamente chi sia, di chi si tratti. Fatto sta che è venuto a cercare Kratos, l'ha trovato e mi sa proprio che fa parte ragazzi della cerchia degli dei o semidei, non so sinceramente davvero dove e come classificarlo. Fatto sta che alla fine di tutto Kratos lo ha ucciso, perlomeno così ci hanno fatto intendere ragazzi, gli ha spezzato l'osso del collo, quindi suppongo proprio che sia morto. E quindi alla fine siamo dovuti partire, per quanto Kratos ritenga che comunque suo figlio Atreus non sia ancora pronto per questo viaggio, perché dobbiamo andare a portare le ceneri della compagna di Kratos su una montagna. E quindi eccoci qua, la volta scorsa ci eravamo salutati qui dopo che avevamo affrontato vari droghe e robe del genere, per cui credo che adesso possiamo procedere. La volta scorsa avevo controllato tutta questa piccola zona, direi di andare. Atreus come sempre si aggrappa come un koala. Ehi, hai sentito? What che cos'è? Fuck? Vedremo. Chi è? Resta lì vicino. Ma chi è? Oh, che succede? Che cos'è? Non lo so Atreus, non ho la minima idea. Però sa che quello lo possiamo spaccare. C'è qualcuno che mi sa che c'ha una colica. È qui che abbiamo si lamenta. Tanto pauroso. Direi di sì. Non penso che abbiamo molta altra scelta, quindi andiamo un po'. Abbiamo preso dell'argent. Questo si sveglierà, pare di no. L'abbiamo frantumato. Ma chi è? Oh, oh. Una rediviva? What the fuck? What the fuck? Oddio. Oddio. Ma spara acido. Ma che cavolo? What? Proviamo. Ma questa non si fa colpire. Ma che cavolo? Oh, attenzione. Ma non per le tue frecce. Allora vai, colpiscila, colpiscila, colpiscila figliolo. Oddio, vai, colpiscila ragazzo. Aia, a tua sorella. Ok, se riesco a beccarla in tempo ragazzi. Vai ragazzo, vai. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, perfetto. What the fuck, sì. La rovina delle redivive, uccidi le redivive. Beh, questa è ovviamente per avere una ricompensa. Non pensavo di vederla da vicino. Invece, quando pare, figliolo. Bestiere aggiornato, vediamo un po'. Rediviva, veleno. La mamma una volta mi disse che le redivive ottennero il loro potere dando in cambio parti delle loro anime per la magia, bla bla bla. Col tempo persero tutta la loro umanità e divennero redivive. Possono scomparire in un istante. Queste redivive sono in grado di spargere veleno col loro tocco e il loro respiro. Cioè, in pratica, c'hanno una fiatella che se t'avvicini t'ammazzano. In pratica, va bene ragazzi, ok. Abbiamo potuto vedere anche una redivive. Direi di spaccare un po' tutto. Tra l'altro quell'affare che ho colpito ragazzi è andato di sotto, ma probabilmente potremo scendere in qualche altro modo, almeno mi auguro, perché là sotto c'è anche un forziere, ma da qui non ci possiamo calare, quindi vediamo di procedere. Vieni figliolo. Siamo sicuri che da qua poi scendiamo? Sì, probabilmente sì. Allora andiamo. Opla. Continuo a non capire perché quell'uomo ti ha aggredito a casa. Te l'ho detto ragazzo, non ne so niente. Se sapessi qualcosa te lo direi. Perfetto, possiamo scendere da qui ragazzi. Ecco, ecco qua, come allora si fa a scendere. Sì, oddio. Oddio, arriva. Oddio, questo è forte mi sa ragazzi Ok, via. Aggrediamo. Oh, aspetta, aspetta, mi posso proteggere con L1. Me lo devo ricordare. Oh, oddio, tranne forse per i mega colpi incredibili. Wow. Ok. Fuori un altro. Ci aspetta qualcuno? Ancora? Ok, argent. Ma cos'è cosa?
Io ti direi di non toccare. Perché lo tocchi? Lascia perdere Atreus. Che schifo. Cioè, non mettere le mani dove non le devi mettere. Tipo me, che ho appena messo le mani vicino a un morto rinsecchito. Allora, oro, argento e acciaio addirittura. Probabilmente acciaio, suppongo che è un materiale che forse in un modo o nell'altro potremmo utilizzare per potenziare il Leviatano. E che ci aspettano lassù? E che sono arrabbiate. Ehi. Scusa. Fantasticavo. Come al solito, lo stai zitto è di default in pratica. Kratos non può tanto ascoltarlo parlare, ragazzi. Va bene, arrampichiamoci di nuovo e vediamo di andare su questa volta, visto che siamo stati giù. Ok, allora qua c'è una roba che cosa si può là? Far vedere. Ecco, sì, mi fai domande appena dopo ho già scoperto cosa fare. Va bene. Qua c'è un altro portiere incredibile. Oh! Un altro morto stecchito. Che bellezza. Acciaio. Vabbè, dicevo, suppongo che l'acciaio forse si potrà utilizzare per potenziare l'arma, immagino, no? Che c'è Atreus? Dimmi. Dovremmo tornare lassù. Ma come? Seguimi. Seguimi, ok. Andiamo dall'altra parte. Oddio! Ah, puta che te pari. Io mi scordo sempre che per schivare devo usare X. Non cerchio, continuo a premere cerchio. Non ci siamo. Allora, quindi prendiamo un po' di salute. Questo ponte lo si può far abbassare ovviamente, ma di qua mi sa che c'è qualche altra roba. Vediamo un po'. Ciao ragazzi. Forza. Atreus, però mi devi stare più incollato alle chiappe, va bene? Perché se la situazione si fa difficile, mi devi un attimo apparare il sederino. Via! Attenzione! Forza ragazzo! Forza ragazzo! Ok! Yeah! È arrivato il tuo momento. Sono anche ancora gente! Wow! Quanti altri ne devono sbucare? Saremo pronti a qualsiasi cosa, sicuramente. Allora, argento. Qua non c'è niente. Vediamo un po' questo cos'è. Altro argento. Ragazzo, invece... di qua. Certo. Perché? Cos'è? Una sorta di pergamena. Ho già visto questa lingua. E che dice? Vediamo, appunti aggiunti. Il regno dei nani è sicuro. Ci sono anche i nani. In cambio della promessa di rimanere al sicuro dagli erranti di Hel, hanno accettato la protezione di Asgard. Ora i Vanir non potranno chiedere loro aiuto, grazie alla lungimiranza di Odino. Gli elfi sono abbastanza distratti. Tutto prosegue secondo i piani. Il custode Corvo. Quindi ci sono elfi, nani, giganti. Ma che spettacolo. Adoro. Adoro tantissimo. Di qua cosa c'è? Minchia, ce ne sono di cose da esplorare, ragazzi. Vediamo un po'. Questo. Punti esperienza. Argento. Va bene, va bene. Ci piace tutto. Non è che c'è altra roba appesa, no? Ok, allora torniamo giù. Vediamo un po'. Questa si può aprire. C'è davvero molto da vedere. Ragazzo, qui. Oh, e questo? Il suo nome è Rugil. Mamma me ne parlò. Un guerriero gigante fatto di pietra. Sembra che fosse una grande battaglia. Vedo Odino, Thor, perfino il serpente del mondo. Oh. Thor deve avergli spaccato la testa, vedi? Ma il corpo di Rungnir lo schiacciò. Che idiota. Ok. Oltre il mito. Ogni altare racconta la storia di un gigante leggendario. I giganti hanno lasciato degli altari che narrano la loro storia. Mi piaceva quando la mamma raccontava quelle storie. Vediamo quanti riusciamo a trovarne. Ok, quindi ce ne sono altri 10. Ne abbiamo trovato uno, sono 11. Ce ne sono altri 10 di questi altari. Quindi raccontano praticamente delle storie. Possette gigante di ghiaccio e pietra. A quanto pare sostenne una grande lotta con gli Esir e i Vanir. Combatté contro Thor e persero entrambi. Benissimo, quindi non c'è stato un vincitore in pratica. Va bene, è interessante pure questa cosa. Magari narrano comunque appunto miti, leggende e roba del genere. Questo mi sembrava vivo, più che morto, ma vabbè. Noi siamo arrivati da qua, se non sbaglio, quindi qua c'è uno di quegli... di quei forzieri incredibili. Wow. Che cos'è quello?
Quello è uguale a quel forziere che già avevamo trovato, solo che servono tre rune. Una è lì ed è l'ultima, tra l'altro. Probabilmente quelli che incontreremo d'ora in avanti non saranno semplici come il primo che abbiamo visto, perché... Ok, lì ce n'è un'altra, ragazzi. La parola? Ecco la terza. No, pensavo di averla trovata. Mannaggia la miseria. Dove mai sarà? Intanto abbassiamo questo. Prima... Hai detto che potrebbero rapinarci. Mm-hmm. Io li ammazzo se ci provano, non ho paura. Se incontriamo degli uomini, ti terrei fuori. Chiaro? Ma so combattere. Ti terrei fuori, ragazzo. Non parliamone più. Hai capito che ha detto tuo padre? Lì c'è l'altra runa, ragazzi. Mica quanto è in fondo. Io non so se c'è un tempo da coprire per far sì che il forziere si apra, però vabbè, proviamoci comunque. Questa è la prima. Hai trovato un cibo. Ok, sì, esatto. Quindi uno, due. Ok, mi sa che non c'è un tempo limite, ragazzi. Basta distruggerli. Perfetto, ecco qua. Vediamo, ci sarà un'altra di quelle mele succose fantastiche qua dentro. Eccola qua, perfetto. Mela di Dun, oggetto leggendario. Ho raccolto due delle tre, perfetto. Se ne dovessi trovare un'altra, aumenterò la vita massima. Perfetto, ok, sono soddisfatta di questa cosa. Adesso direi che possiamo procedere, figliolo. Quindi stammi attaccato e, come al solito, non fare le tue considerazioni da ragazzino sconsiderato. Ok, perché ricordati che sei soltanto un ragazzino. Ok, però... Ok. Oh shit. Mi sa che questo, ragazzi, è da prendere a pugni. Ok. Direi proprio di sì. È di ghiaccio. Fuori un altro. Ok. Bam. Ce ne sono altri? Probabilmente sì. Oh shit. Questa non sarà così facile. Dobbiamo prima colpirla con le frecce, ragazzi. Attenzione. Attenzione. Quanti siete? Stavo puntando alla stronza qua. Oh, il veleno. La fiatella. Oddio. Ok, quello che qualcuno di voi mi ha consigliato, ragazzi, è di comunque bloccare i nemici, perché ovviamente può essere utile per non perderli di vista. Però questo forse può valere per i nemici che non scappano via come questa stronza, insomma. Ecco fatto, perfetto. Perché quando scompare... Oddio! Quando scompare il lock ovviamente va via. Attenzione, mi sposto. Chi è che mi lancia roba? Aspetta, adesso mi occupo di te. Guarda, mi ha dovuto colpire alla fine. Mannaggia la miseria. Ci siamo. Attenzione, che arrivo. Oddio, è arrabbiatissimo questo. È incacchiato nero. Via. Ok, perfetto. Fuori un altro. Dai ragazzo. Ok. Perfetto. E certo, che credi? Ma io non lo so. Ok, gemma della salute. Meraviglioso. Qua c'è altra robetta interessante. E argento, perfetto. Ok. Non capisco perché questi se la debbano prendere così tanto con noi. Alla fine siamo solo di passaggio, non stiamo dando fastidio a nessuno. Però vabbè, so dettagli. Non ci sbarreranno di certo la strada. Comunque, adesso mi sa che ci tocca abbassare questo ponte. Quindi Atreus, che fai lì nell'angolino come se ti avessi messo in castigo? Non ti ho ancora messo in castigo. Abbassiamo il ponte. Resterà bloccato secondo voi? Oddio, non mi dire che... Mi sa che ho capito quello che devo fare. Aspetta, posso fermarlo così, guarda. Ecco qua. Se lo fermo così... Ok, fantastico. Ok. Bisogna avere un attimino d'attenzione a sti dettagli qua. Perfetto, allora. Qua c'è un bel forziere. Direi che lo apriamo tipo subito. Un altro morto stecchito, che meraviglia. Adoro mettere le mani nelle spoglie di gente morta e stramorta. Altro acciaio. E questi li spacchiamo. Certo, se li becco è meglio. Argento. Altro argento. Proseguiamo, ragazzo. Stammi dietro. Non ti aspetto, Benissimo. Questa puzza cos'è? Che vuoi che sia? Ora! Oddio, che è? Sono El Walker.
Sono intatti, guardate. Qualcuno accenda i fuochi. Sigmund, i pugnali. Tutti questi giorni senza carne. Carne? Cosa? Noi? Dietro di me. E se mutassero come gli altri? Ci toccherà tenerli in vita e strappare via la carne, un poco per volta. Scusate, questa ma avete idea di chi sono io? Avete idea di chi sono io, mannaggia la miseria? Mi sa che non avete la minima idea. Me ne occupo io, ragazzi. Ecco, già fatti i cuori. Chi è? Niente, mi sa che questo... Per questo, esatto. Nuova prova di uccisione. Ce n'è un altro qua sopra. Per fortuna che questi non sono tanto resistenti, ragazzi. Ti vedo che ti spunta la testolina. Guarda, facciamo così, eh. Ecco qua. Oh! No, 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 molla, molla. Quello è mio. Atreus, no! No, è vivo, è vivo. È a posto, gli è caduto solo addosso. L'ha pugnalato, tipo. Chiudi il cuore al dolore. Andiamo. Ci aspetta un lungo viaggio ora. Non toccare mio figlio, Dio santissimo! Che fanno? Resuscitano. Aspetta qui. Ci penso io, figliolo. Questa non è una cosa di cui ti devi preoccupare tu. Me ne occupo io a mani nude. Perché si sono trasformati in ghiaccio, ragazzi. Sti scemi. Perché si sono trasformati? Non vi azzardate a toccare quel ragazzino. Che la vedrete con la mia furia. Ok? È chiaro? Mannaggia la pupazza. Sono risorti. È finita. Ok. Voglio andare via. Allora concentrati. Dobbiamo trovare un'uscita. La catena. Ok. Fuggi dalle rovine. Quindi dobbiamo andare via da qua, ragazzi. Mi pare ovvio. Non è che possiamo restare qua. È stato un momento molto bello, devo dire. Perché nonostante Kratos non abbia detto praticamente quasi nulla, comunque, cioè, vi ricordate che tipo nel primo episodio, se non sbaglio, lui aveva provato, no? A tipo accarezzare suo figlio e non ce l'aveva fatta. Magari c'è sempre una via d'uscita. Inizierà a sciogliersi un po', perché comunque si rende conto che rimane un bambino, ragazzi, e quindi ha bisogno di una figura che sappia comunque indirizzarlo e sappia anche rassicurarlo e dargli affetto quando ne ha bisogno, dargli conforto quando ne ha bisogno. Quindi è stato molto bello, perché ho sentito che Kratos voleva essergli vicino, anche se a modo suo, ovviamente. Veramente molto, molto dolce come momento. Povero, vedete, ragazzi, poi questa è l'ingenuità dei giovani, no? Pensano di essere sempre pronti a tutto. Poi, quando ti ritrovi in certe situazioni, cala la catena, ti rendi conto che ok, non eri pronto. È la vita. Questo viaggio probabilmente li avvicinerà molto, io mi auguro. Non avevano evidentemente questo gran rapporto, forse Atreus aveva un rapporto molto più amorevole con sua madre, che gli ha insegnato di tutto effettivamente, quindi con Kratos non c'era tutta questa confidenza, questa apertura, no? La catena. La catena, ok. Forza, ragazzo. Sei ancora sconvolto, non ci devi pensare. Poteva ucciderti. Lo so, dovevo farlo. Lo so bene, però... Però? Però si torna a casa. Cosa? Arrendersi così facilmente. E siamo appena partiti. Ehi, un momento. Io non mi arrendo. Ce la faccio. Devo solo... riprendere fiato. Andiamo. Sono pronto.
Ok, Kratos punta sul suo orgoglio perché ne ha, ovviamente. Però giustamente ci sta a essere sconvolti. Kratos gli dice: chiudi il cuore al dolore, che a volte purtroppo è l'unica cosa che uno può provare a fare, ragazzi, per evitare di essere schiacciato da certe esperienze. Ok, ci siamo, ragazzo? Ripreso fiato? Ne riprenderà sicuramente. Non vuole tornare indietro. Mi pare ovvio. Andiamo. Ascoltami. Un bravo guerriero non deve impietosirsi del nemico. La strada che ci aspetta è lunga e implacabile. Non è per ragazzi, ma solo per guerrieri. Ho capito. Cos'è sto verso? Un lamento. Cavolo. Continua verso la montagna. Ok, via di uscita trovata. What? Che? Ma che succede? Ma che cavolo? Ma chi è? Che stai aspettando? Avanti, alzati! Su, andiamo! Questo chi è? Ma... prenderlo a schiaffi. Che succede? Questa stupida bestia si rifiuta di attraversare il ponte. Ha paura di qualcosa che ha visto tra gli alberi. E di che cosa? Padre. Ma chi è questo? Lancia l'ascia sugli alberi dall'altra parte del ponte. Quelli con il tronco bianco. Ok. Lo faccio solo perché me lo dici tu, figliolo. Ma questo qua chi è? Va bene. Fidati questa volta. Ti prego. No, però. Quanto la devo lanciare? Ehi! Avevi ragione. Ehi! Tu sì che sei un tipo in gamba, ragazzo. Sei un ragazzo, giusto? Beh, sì. Ha un nome? Che ne so. Questa maleducata non ha chiesto il mio e quindi io non ho chiesto il suo. E il tuo? Brock. Brock. Vera Logan. Senti, so che tu non ci crederai, ma quell'ascia che hai, sono stato io a costruirla, insieme a mio fratello. È una delle migliori. Quindi non lasciare che nessuno ci metta le mani tranne noi due. Devi trattarla in modo speciale, o si rovinerà irreparabilmente. Potrai potenziarla ora, se la cosa ti aggrada, figlio di puttana. Come? Che ne dici? Hai ragione. Io non ti credo. Andiamo. C'è una runa a forma di forcone lì sul manico. Di corbicchia. Dumbrbakrauf. Era il marchio mio e di mio fratello prima che ci dividessimo. Ho la mia metà qui, vedi? Allora, vuoi che la potenzi o no? Va bene. Mi aspetto un miglioramento. Ok. Lo adoro già. È un nano, suppongo. Dov'è l'altra metà del marchio? Oh, ce l'ha il mio stupido fratello. Ma a me è rimasto il talento, vedi? Okay, quindi come avevo supposto, si può potenziare l'arma. È incredibile, ma vero, ragazzi, abbiamo incrociato sul nostro cammino quello che l'ha costruita. Anche se assieme al fratello, ma l'ha costruita. Questo è un negozio dei nani, infatti, dove puoi potenziare l'equipaggiamento in tuo possesso o fabbricarne di nuovo. Ok, potenziamento arma. Brock ha tirato una risorsa rara, una fiamma ghiacciata. Puoi usare le risorse reperite per fabbricare e potenziare il tuo equipaggiamento. Va bene, quindi selezioniamo il Leviatano. L'equipaggiamento di Kratos ha diversi livelli di potenza e statistiche. Potenziando l'ascia, aumentando il suo livello e la sua forza, contribuendo all'incremento del livello di potenza e delle statistiche di Kratos. Ok, quindi potenziando ovviamente l'arma, insomma, aumenta anche la potenza di Kratos di regola.
Qui puoi vedere il livello di potenza e statistiche di Kratos. Premi L3 per la descrizione delle statistiche pure, mamma mia. Aumentando il potere runico puoi aumentare l'entità dei danni di un attacco runico. Ok, perché avevamo anche gli attacchi runici. Il tempo di ricarica di un attacco runico può essere ridotto, perfetto, migliorando l'attributo ricarica. Ogni statistica offre dei benefici diversi nel gioco. Premi di nuovo L3 per nascondere la descrizione, ok. Quindi forza, difesa, vitalità, fortuna. Quando potenzi un oggetto, il livello di potenza e le statistiche vengono visualizzati sulla scheda dell'oggetto e nella tabella delle statistiche di Kratos. Perfetto, quindi come migliora l'arma, migliorano anche le statistiche di Kratos. Potenziando un'arma, queste statistiche aumentano in modo permanente, mentre gli altri oggetti devono essere equipaggiati per poter applicare i relativi bonus. Ok, quindi i potenziamenti dell'arma sono permanenti, come le statistiche di Kratos di conseguenza, mi sembra aver capito. Le risorse richieste per potenziare un oggetto vengono mostrate nella parte inferiore della sua scheda. Tieni premuto quadrato per potenziare il Leviatano. Ok, quindi abbiamo fiamma ghiacciata per aumentare praticamente, ragazzi, il livello da 1 a 2 e quindi la forza aumenta di 20. Perfetto. Potenziamento Leviatano riuscito. Nella sezione abilità sono ora disponibili nuove abilità, quindi in pratica potenziando le armi acquisiremo anche nuove abilità. Interessante. Ora lasci a livello 2, trova un'altra fiamma ghiacciata per potenziarla ulteriormente. Ok, quindi questo principalmente ne aumenta la forza. Potenziando le armi sbloccherai nuove abilità. Esatto, consulta la sezione abilità dal menu di pausa per ottenerle. Premi cerchio. Premi tasto sinistro per richiamare il menu artigianato, dove puoi fabbricare nuovo equipaggiamento. Mamma mia, ragazzi. Ah, ok, ci possiamo creare anche nuove armature. Ma questo è orribile. Ok, questa è quella che già abbiamo, credo, più o meno. No? Per migliorarla, quindi vabbè, livello 1, no, non è proprio come quella che abbiamo, mi sa, perché comunque è una cosa che parte dal livello 1. Aumenta la forza, quindi aumenta di 12 la forza, ragazzi, la difesa, cioè la difesa ha 4 di difesa, quindi comunque un piccolo potenziamento ce l'abbiamo. Direi di sì, ragazzi, servono 5000 d'argento, ne abbiamo 16. È un materiale di prima qualità, ma a te durerà un giorno. Equipaggiamola già, perfetto. Ok, è un pochettino diversa da quella che avevamo. Anche l'armatura di Atreus. Che vorresti, tappeto? Tappeto. Quindi questo immagino che migliori le sue di statistiche. Quindi ricarica più in fretta le frecce, aumenta i danni da mischia, quindi si riprende più velocemente dagli attacchi nemici. Ok, per Atreus direi di aspettare un attimino, ragazzi, perché serve acciaio. Ma non vuoi? So se... Ok, possiamo... migliorare anche gli artiglio, che è l'arco di Atreus, perfetto. E migliorare ulteriormente anche l'equipaggiamento che già abbiamo. Il Leviatano, quindi per ora, ragazzi, non possiamo potenziarlo ulteriormente. Io direi che magari, visto che ci siamo, potenziamo... Che dite, ragazzi? Però ci servono 2 di acciaio. Vabbè, allora direi per ora di restare così. Magari più avanti potremo costruirci altre armature, ovviamente. Quindi direi che va bene non così guardare per ora, ma sono tornati i nostri amici che si nascondevano tra gli alberi. Dacci dentro con quell'ascia! Ok, ci penso io. Mi piace. Mi piace decente. Sto Brock. Solo decente. L'adoro, non me l'aspettavo, ragazzi. Cioè, un personaggio simile. Cioè, dice pure parolacce così tranquillamente. Tuo padre sa uccidere. Caro, con chi credi di avere a che fare? Questa strada porta alla montagna. La direzione dovrebbe essere quella. Ancora. Ok, vabbè, questo palle di fuoco. Pensavo che avesse messo qualche nuova creatura riguardo Brock. Evidentemente no. Un'occhiata al negozio. Vediamo se c'è. Quindi attraverso la porta. Attraversa la porta verso la montagna. Vabbè, per ora, ragazzi, ovviamente potenziamento arma disponibile. Quindi adesso sì, si può potenziare artiglio, ovviamente. Quindi l'arco di Atreus. Va benissimo. Brock, ci sei dire qualcos'altro? Perché tuo fratello ha metà marchio? Perché non ho più rapporti di lavoro con quel leccapiedi, capito? Non gliel'avrei mai fatto usare senza di me. E lui lo stesso. Così, l'unica cosa da fare era dividere in due il marchio, 50-50. È l'ultima cosa su cui siamo stati d'accordo. Che? Vuoi che ti abbracci? Sparisci! No, grazie. Scusa. No, no che non vuole che l'abbracci, ma che dici? Sparisci, adoro, adoro.
Fantastico, ragazzi. Allora, rompiamo questo sigillo. Dove ci porta sta roba? Possiamo scendere. Ci sarà di sicuro qualcosa di utile. Tipo questo portiere. Però qua si torna da dove siamo arrivati, ragazzi, mi sa proprio, perché siamo arrivati da qui, quindi direi che possiamo procedere. Quindi questa è la strada che va verso la montagna. Ok. È stato un piacere. Penserà un nome per la tua bestia. E se la chiamassi Grazie al cazzo? Ehi, Grazie al cazzo, vieni qui. Mi piace. È fantastico. Non ci resterà che congelare questo meccanismo di apertura, ragazzi. Ecco qua. Ehi, occhi aperti laggiù. Quel posto può spaccarvi il culo. Non ti preoccupare, staremo attenti. Tu non sai chi sono io. Va bene. Richiamiamo il Leviatano. Qua non si vede una mazza, ragazzi, ma c'era una cosa per interagire. Forse era semplicemente questa del ponte. Andiamo, ragazzo. Mi hai lasciato solo. È vero. Persone a parte. Tutto il resto lo combatti finché non ti fermo o siamo morti. Capito? Impegnati o torniamo a casa. Ho capito. Bene. Benissimo. Questo lo possiamo spostare. Di qua. Adoro. Direi di fare in fretta perché secondo me queste porte si chiuderanno. Ok. Andiamo, Atreus. Non restare indietro. Qua dentro cosa c'è? Ma lo posso aprire? Sembra invitante. Oh, si poteva passare da qua dietro. Cavolo, ecco perché non si era aperta del tutto forse la porta. Porca vacca, niente da fare, ragazzi. Rimarrà lì, mi sa. Allora, questo immagino che dovrà girare. Lui dovrà girare. Aspetta, così non ci passo però. Sì, perché non ci passavamo, figliolo. Vedi? Deve girare il più possibile, mi sa. Ok, bisogna essere veloci, porca miseria. Bisogna essere veloci e bloccare tutto. Ecco fatto. Andiamo. Oddio, no, Malimuda no però. Niente, perché... Lascia, ragazzi, non la posso richiamare assolutamente perché sennò ci si chiude sopra sto coso. Ecco fatto. Chi altro c'è? Tanta altra bella gente. Atreus, mi raccomando, bada le tue di chiappe. Aspetta, aspetta, arrivo. Arrivo, ci pensa papà. Aia. Sorella anche. Sì, 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 lo so, ragazzo. Lo so, lo so. Mi raccomando, fai del tuo meglio, Vai, ragazzo, vai. Arrivo. Questo è un pochettino più grosso. Via. Boom! Vai, sbatti, vai. Ecco qua. Oh, non è morto, ma Atreus, okay, ok, arrivo. Già era qua. Atreus, da me. Teletrasporto. Questo lo possiamo spaccare anche a mani nude. Che cosa c'è che Kratos non può spaccare a mani nude? Allora, ci dovremmo mettere a riparo da ste punte, perché sennò non posso richiamare il Leviatano. Posso arrampicare? Aia, no, non posso arrampicarmi, questo è chiarissimo. Ragazzi, ci serve il Leviatano. Io non vorrei dire, ma qua ci sono anche le rune. La vedo tipo male, malissimo. Tipo malissimo. Sì, lo vedo che sta tornando giù. Mannaggia la pupazza. Via. Veloce, ragazzo. Veloce, 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 veloce. Ok, un po' più veloce magari la prossima volta, Allora, possiamo saltare qua sopra? Lo so, ragazzo, lo so. Ci possiamo saltare sopra? Non ci farò ammazzare. Beh, direi di no. Allora, qua dietro vedo una runa, ragazzi, dietro a sta roba qua. Quindi bisognerà salire per poterla prendere. Qua ce n'è un'altra. Qua c'è un altro portiere. Dove sarà mai la terza runa? Mi farebbe comodo un potenziamento per quanto riguarda la barra della salute, ragazzi. Allora, fatemi provare a fare una roba. Ok. Ok, ok. Un sigillo distrutto. Ce n'è un altro qua, lo vedo. Lo vedo. Il terzo sigillo sta qua dentro, ragazzi. Quindi potremo tranquillamente aprire anche quest'altro portiere. Adoro. Yeah. Spettacolo, spettacolo.
perfetto. Ah, non è la mela. Porca vacca, me ero illusa. È raccolto una delle tre di idromele sanguigno necessarie per aumentare la rabbia massima. Ok, l'idromele sanguigno dobbiamo andare a rara che incrementa la rabbia. Trova le 9 otri. Io pensavo fosse femminile il termine otre, però vabbè. Inforzieri sigillati, raccogline 3 per aumentare la rabbia massima. Perfetto, quindi queste aumentano la barra della rabbia. Allora, di qua. Direi che possiamo andare. Penso e spero di aver preso tutto. Questo potrebbe essere prezioso. Uno dei volti della magia. I volti della magia, non uno. Abbiamo trovato questa maschera terrificante nella parte pericolosa del passo fluviale. Cerchiamone altre. Qualcuno potrebbe darci un po' di argento in cambio. Perfetto, ma le abilità, eccole qua ragazzi. Ci si sono sbloccate le abilità. Per poterle sbloccare servono punti esperienza, quindi quelli che accumuliamo praticamente combattendo i nemici. Allora ragazzi, questo per esempio mi sembra interessante. Tieni premuto R1 per sferrare un attacco con l'ascia che colpisce i nemici varie volte e li blocca, quindi potrebbe essere utile. Lo acquistiamo per 500 punti esperienza e direi per 500 di comprare anche questo. Tieni premuto R2 per sferrare un feroce attacco con l'ascia che infligge enormi danni, quindi per l'attacco pesante un pochettino più aggressive, diciamo. Ecco fatto. Per quanto riguarda l'armatura, che cosa abbiamo di nuovo? Abbiamo questa, ovviamente noi avevamo questo, che è molto simile, ma in effetti il materiale è diverso. Perfetto. Ok, almeno abbiamo un attimo sperimentato pure questa questione delle abilità, ragazzi. Wow. Non sono mai stato così vicino alla montagna. Sembra enorme. Vorrei che mamma la vedesse. Non ce la fai. Andiamo. Non so se lo fa, ragazzi, per non diventare troppo vulnerabile. Magari teme che forse affezionandosi ancora di più al figlio potrebbe essere troppo debole. Non lo so. Cioè, sapete quando si dice, no, che ami troppo una cosa o qualcuno e quindi poi diventa il tuo punto debole? Non vorrei che lo fa per questo. Comunque, cioè, forse è proprio la sua indole. Non è mai stata una persona espansiva, anzi, io direi completamente l'opposto, se non per quanto riguarda la rabbia. Insomma, quello che ha sempre tirato fuori è sempre stata la rabbia principalmente. Quindi probabilmente ha paura di lasciarsi andare ad altri tipi di sentimenti ed emozioni. Però c'è qualcosa, ragazzi, in lui, ovviamente. Cioè, si rende conto che quello è suo figlio, che lo vuole proteggere, però non si scioglie fino in fondo. Allora ragazzi, direi per oggi ho finito purtroppo il mio tempo a disposizione per registrare, però comunque abbiamo camminato un po', abbiamo incontrato anche un nuovo personaggio, manco a farci apposta, uno di quelli che hanno forgiato la nostra arma. Abbiamo scoperto di poter potenziare le armi, di poter potenziare la nostra armatura, di poter creare cose nuove e che potenziamenti delle armi sono direttamente collegati anche alle statistiche di Kratos. In più possiamo anche comprare nuove abilità, quindi c'è un sistema di miglioramento che mi sembra veramente ben pensato e ben fatto, anche molto interessante. Tra l'altro possiamo anche potenziare le abilità e le armi di Atreus. Mi piace come è stato pensato e organizzato il tutto. Quindi riprenderemo da qui la prossima volta. Mi chiedo che altro incontreremo sul nostro cammino, perché ovviamente non sarà un cammino facile, sarà pieno di pericoli. Mi chiedo se spunterà anche qualche altro personaggio. Suppongo proprio di sì, non credo che sarà tutto così calmo per il resto di questo viaggio. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Yobdosh a tutti ragazzi da Giocherina, ciao!